Marvel Spider-Man 3. Ne parliamo, sì, ne parliamo con un bel po' di anticipo, lo so, però dopo il finale secondo me è interessante iniziare già un po' a discutere sul futuro della saga, seppur sicuramente ci concentreremo poi nei prossimi mesi sui futuri aggiornamenti e DLC che immagino arriveranno, ma nel frattempo anche sparare qualche teoria sul terzo capitolo. Che è molto 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 lontano, ma ad ogni modo la cosa mi incuriosisce e spero anche a voi. Quindi, Marvel Spider-Man 3, che cosa sappiamo, cosa possiamo aspettarci e quando possiamo aspettarcelo Marvel Spider-Man 3? Allora, io vi sparo già subito una data. Io dico 2028, io dico che più o meno ci metteranno sempre i soliti 5 anni. Se vogliono offrirci un'offerta di gioco superiore a Marvel Spider-Man 2, ma che non vada poi così tanto ad essere diversa, allora 5 anni ci potrebbe stare. Oppure potrebbero metterci qualche anno in più, perché comunque non sappiamo a quali altri titoli stanno lavorando. Sappiamo che c'è un multiplayer che dovrebbe arrivare prima o poi, di non so che cosa, ma dovrebbero farlo. Abbiamo Wolverine. Abbiamo futuri DLC di Spider-Man 2 che immagino arriveranno l'anno prossimo. E poi, boh, qualche altro progetto che in questo momento non so. Magari su Marvel Spider-Man 3 un pochettino ci stanno già lavorando? No, forse no, forse è veramente molto molto presto. Ma dal finale di Marvel Spider-Man 2 è chiaro che i nemici principali saranno Doc Ock e Goblin. Ma Goblin, chi sarà? Perché diamo per scontato che sarà Norman Osborn che vorrà sicuramente vendicarsi di Peter e Miles per quello che è successo ad Harry, ma Harry non è morto. E inoltre vediamo che Norman Osborn è pronto per iniettare il siero G ad Harry, a suo figlio. Quindi Harry potrebbe essere nuovamente un nemico di Marvel Spider-Man, come lo sarà ancora una volta Doc Ock, ragazzi, quindi due nemici che si ripetono, però questa volta Harry nei panni di Goblin, perché il siero G sicuramente potrebbe portare Harry sì ad essere curato dalla sua malattia, ma potrebbe anche portarlo a diventare Goblin, visto che il siero G, ragazzi, che cavolo può mai essere? È quello, no? Oppure ancora il siero G potrebbe ammazzare definitivamente Harry, magari non funziona, magari c'è qualche problema. Harry muore, Norman Osborn esce di testa e a quel punto si va a diventare Goblin con Norman Osborn. Comunque, a parte gli scherzi, beh, oddio, alla fine, ragazzi, da questo punto di vista non è che sia tanto imprevedibile. Cioè, o Harry o Norman o tutti e due. Insomma, Goblin sta là, sta nella famiglia Osborn, come è giusto che sia. Per quanto riguarda Doc Ock, ragazzi, Doc Ock potrebbero fare una cosa molto interessante, ovvero adattare Superior Spider-Man, quello che state vedendo a schermo, cioè uno Spider-Man con la mente di Doc Ock, visto che Doc Ock è comunque sempre malato e quindi questa malattia che pian piano inizierà ad impedirgli di muovere il proprio corpo. E come succede appunto nel fumetto Superior Spider-Man, sappiamo che Doc Ock appunto entra nella mente di Spider-Man per un po' di tempo e potrebbero farlo senza problemi, dato che con Peter già ci giochiamo, non è che ci voglia un genio o qualcosa di complicato farlo doppiare al doppiatore di Doc Ock per renderlo appunto Doc Ock come personalità, no? Quindi potrebbe essere interessante una cosa del genere, no? Dove vanno a riprendere un fumetto comunque molto amato, molto apprezzato. Poi abbiamo Silk. Silk che penso diventerà il terzo personaggio giocabile. Io, ragazzi, do per scontato che Marvel Spider-Man 3 avremo tre Spider-Man con cui giocare. Mi sembra abbastanza scontato. Altrimenti non avrebbe avuto senso introdurre Silk. Non ha il minimo senso. Magari ci potrebbero proporre nel frattempo un piccolo capitolo come Miles su Silk. Ma nel terzo, dai, giochiamo con lei, con Miles e con Peter. Perché, ragazzi, una cosa che molti stanno dicendo, ma non è assolutamente vera, e non capisco come abbiano fatto molti a confondersi, perché nel finale è molto chiaro. Anche se di recente Insomniac ha confermato che Miles Morales sarà lo Spider-Man principale, Peter continuerà comunque però ad essere Spider-Man. Non hanno mai detto che Peter non lo sarà più, semplicemente Miles si prenderà un po' più la scena, però Peter comunque sarà presente.
sarà sempre lì, perché comunque non è morto, non è che sia vecchio, cioè non è che ha 80 anni che non può fare più Spider-Man e quindi vuole godersi la pensione. Ragazzi, nel prossimo Spider-Man Peter potrà, boh, avere 30 anni, 35, ma più o meno siamo lì. È uno Spider-Man che può assolutamente continuare nonostante l'età, che poi ripeto, nonostante l'età è ancora giovane, ragazzi, non è che a 30 anni sia un vecchiaccio. Anzi, sarebbe interessante vedere uno Spider-Man in un videogioco con una certa età che non si è mai visto, quindi uno Spider-Man veramente con molta molta esperienza che di nemici ne affronta di tantissimi. Sicuramente però Miles diventerà il protagonista principale con Sandy che invece prenderà il posto di Miles come Spider-Man alle prime armi. Insomma, mi sembra abbastanza chiara la strada che vuole intraprendere Insomniac. Non mi sembra così impossibile da prevedere, ragazzi. Mi sembra abbastanza tutto telefonato, ecco. Come lo è stato anche Marvel Spider-Man 2, ragazzi. Marvel Spider-Man 2, quante robe abbiamo già intuito dai trailer, ma anche prima dei trailer. Abbiamo già pensato a tutte quelle possibilità con Harry che diventava Venom, con l'anti-Venom grazie a Martin Lee. Marvel Spider-Man, ragazzi, è una bella saga, ma di certo non brilla dal punto di vista dell'imprevedibilità. Ma anche perché il personaggio lo conosciamo. Adesso non voglio dare la colpa completa ad Insomniac perché diciamo non sono abbastanza originali. Semplicemente vanno a riprendere i personaggi e le situazioni più iconiche di Spider-Man. Ma ci sta, ragazzi, ma ci sta. Ci lamentiamo sempre che magari a volte non sono fedeli. E poi una volta che lo fanno, ma è troppo prevedibile. Ma chi se ne frega, ragazzi. L'importante è che il gioco sia ben fatto. Poi la trama, finché funziona e piace, ed è anche, diciamo, coerente con i fumetti, ben venga. Per me non è assolutamente un problema. Però sicuramente questo rende il tutto poco prevedibile. Su questo non c'è dubbio. Ma ripeto, non è un male per me. L'importante è che sia fatto bene. Detto questo, ragazzi, ovviamente c'è da attendere parecchio. Speriamo a breve, magari anche in uno state of play con qualche novità sul gioco. Anche se capisco che è ancora un po' presto, ragazzi. Il gioco non è uscito ancora da un mese. Tra un po', sì, sarà un mese, ma ancora non ci siamo. Quindi è un po' presto, dai, un po' presto. Ma sicuramente ne parleremo. C'è ancora molto da dire, molto su cui discuteremo nei prossimi mesi, non appena arriveranno altre novità sui contenuti aggiuntivi. Nel frattempo fatemi sapere la vostra su Marvel Spider-Man 3, cosa vi aspettate, se sarà tutto abbastanza telefonato oppure se vi aspettate un Marvel Spider-Man 3 completamente imprevedibile, completamente anche cambiato tecnicamente con varie aggiunte che potrebbero ulteriormente evolvere il gioco a un livello superiore, ma superiore intendo anche oltre a quello che ha fatto Marvel Spider-Man 2, perché Marvel Spider-Man 2 nel complesso ha aggiunto delle cose interessanti, ma di certo non ha stravolto il gioco. Ecco, su questo non c'è dubbio. Comunque, fatemi sapere la vostra, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!